Allora, lei si è spensierato il silenzio in un caffè. Noi oggi il caffè ce lo siamo preso, però non stiamo in silenzio. Ci vuoi parlare un pochino di questo libro? Certo. Il silenzio in un caffè è un libro che io ho scritto l'anno scorso, che ho terminato nel luglio del 2012. Succede che nel gennaio di quest'anno l'ho pubblicato, è una storia abbastanza particolare, io la definisco una storia diversa e nuova. Il coraggio di una donna di 30 anni che comunque decide di affrontare la sua vita in un periodo storico abbastanza particolare che è quello degli anni 60. Anna è una ragazza che scappa, è milanese, però decide di andare a trovare il suo migliore amico Richard a Parigi e in quelle 2 settimane le affronterà un vero e proprio viaggio introspettivo. Oltre, diciamo, l'esperienza parigina, un'esperienza mondana, un'esperienza che la porta anche alla bassezza della vita, quindi anche a concludere serate con la droga, per poi arrivare a giornate, ore e ore nel parco, anche sotto la Tour Eiffel, per riscoprire se stessa, riscoprire quel vuoto che lei aveva colmato in tutti quegli anni. E proprio 2 settimane parigine porteranno a ritrovare quel qualcosa che comunque lei aveva dimenticato, ed è quello di tornare a Torino, dove 2 anni prima lei era scappata, per un amore impossibile per quegli anni, perché il messaggio che voglio lanciare io è che l'amore è universale, l'amore vero, quello che puoi provare per un padre, una madre, un figlio, per un compagno o una compagna. Anna sarà perdutamente innamorata di una donna che purtroppo questa donna, quando lei andrà a riprendere, non la troverà perché è sposata, probabilmente anche infelicemente, con un uomo. Quindi il messaggio vero e proprio è questo, dell'universalità dell'amore, della differenza tra il vivere e sopravvivere, perché Anna decide di vivere, quindi di portare a termine tutte le sue giornate con quel colore in più, con quell'emozione in più, e quindi di non fermarsi semplicemente alla quotidianità e alla routine di una vita come purtroppo noi tutti oggi cerchiamo e vogliamo affrontare. Alessia, tu sei una ragazza nata negli anni Ottanta del secolo scorso, quindi anzi verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Affronti questa tematica parlando di una trentenne che a 30 anni, io non voglio togliere il piacere ai lettori, però a 30 anni nel 1966, quindi una donna che nasce nel 1936, che si trova ad affrontare questo problema di un amore impossibile, come tu hai detto. Quello che ti voglio chiedere, cosa hai fatto per immedesimarti sia in quel periodo storico che soprattutto nei panni di una donna che vive questo disagio? Ok, allora gli anni 60 a livello storico del libro c'è poco e niente, infatti comunque chi lo legge la chiave di lettura è il messaggio che è come se fosse scritto nel 2012-2013, quindi ai giorni nostri. Immedesimarmi di una donna trentenne più che altro non è stato molto difficile, perché penso che io ne ho 25, quindi 25-30 anni c'è poca differenza. Penso che chi realmente si è già formato, già a 22-23 anni, mi auguro per tutti noi, abbia il ragionamento e abbia anche la consapevolezza di una vita che anche a 30 anni puoi affrontare. Poi ci sono trentenni addirittura che hanno anche un pensiero addirittura rimasti a 15 anni, ma questo non vuol dire nulla. Quindi non è stato abbastanza difficile. Più che altro ho voluto lanciare questo messaggio di una donna di 20, 30 e 40 che probabilmente si innamora e ama e quindi l'amore non ha età in questo caso. Parlando un pochettino delle localizzazioni geografiche, hai parlato di Torino, Parigi, Milano. Paola, in questo senso, quanto può essere di ispirazione per tirare fuori questi sentimenti e soprattutto questa universalità dell'amore, questo suo essere perennemente attivo, perennemente in uno stato tale da consentire alle persone di fare grandi cose? Cioè, Paola ti ha concesso la possibilità di scrivere questo romanzo? Paola, il mio paese, è citato indirettamente nella storia come Paola, la donna di cui Anna si innamora. Allora, Paola, l'ispirazione sì, perché io non sono nata qui, sono venuta in questo paese quando avevo 15 anni, però dai 15 ai 19 anni, dove io poi ho conseguito il mio diploma, è qui che realmente mi sono formata. Quindi da qui che ho iniziato ad affrontare il mio mondo di scrivere. Quindi, diciamo, l'ispirazione nasce da qui, che poi, certo, mi sono trasferita a Perugia, quindi ho portato a Perugia questa mia piccola passione. Però Paola è stata proprio l'inizio, la mia ispirazione nell'iniziare a scrivere. Tante altre storie, che poi la prima è questa, ma ci saranno anche altre. In un momento storico così delicato, non so se hai seguito la cronaca, questa faccenda che ai calabresi viene quasi imputato l'essere violenti, soprattutto nei confronti delle donne, è molto bello vedere che una donna parla di una donna, anche se di una città, in questo caso è bellissima la chiave di lettura offerta dal nome Paola come protagonista, però poi la trova
sposata con un uomo. Questo cos'è? Praticamente una piccola critica a questo sistema ipocrita che molto spesso governa le nostre azioni. Cioè, secondo te dov'è la radice di questo malessere? Guarda, io penso che la Calabria abbia tanto da regalare. Non soltanto la Calabria, ma penso tutto il sud, è come se fosse rimasto veramente indietro con il tempo. Quindi questa chiave di lettura è quasi una paura, quindi questa Paola che si sposa con un uomo e quindi realmente infelice, è come realmente volesse nascondere la paura di questi giovani che oggi vivono in questo paese, come anche in altri paesi calabresi o del sud, che hanno paura probabilmente anche nel voler aprirsi, come magari innamorarsi di un'altra persona dello stesso sesso, o anche aprirsi cercando di portare avanti le proprie idee, il proprio pensiero. Questa sorta di situazione rimasta indietro più che altro per la mentalità che è rimasta chiusa, e io penso per l'apertura che i nostri paesi, il sud, non danno ai giovani comunque la possibilità di aprirci e la possibilità di riuscire a portare avanti il nostro messaggio. Non do colpa alla politica, non do colpa alla Chiesa, comunque voglio dare un messaggio a chiunque abbia il potere di stare là sopra, di non cercare di tagliare i ponti, di tagliare le idee a questi giovani, a prescindere dall'amore, ma proprio ai loro progetti, alle loro idee, cercare appunto di finanziarli, di aiutarli. Io sono contenta che l'altro giorno ho presentato il mio libro proprio qui a Paola. Io fino all'altro mese lo presentavo a Perugia, a Roma, ma io sono paolana e quindi voglio presentare il mio libro qui, e ce l'ho fatta. Nonostante è un tema abbastanza particolare, nonostante metà delle persone probabilmente non lo accettino o addirittura diranno anche che sia autobiografico, mentre in realtà non è, bisogna portare avanti proprio queste storie, le nostre idee. Questo penso io. Posso permettermi io di dire che può essere autobiografico, nel senso che è una dichiarazione d'amore e di fiducia a Paola, intesa come semplicemente rappresentante in scala di questo disagio, che però potrebbe essere rotto, svelato semplicemente dalla fiducia delle persone, magari di coloro che governano, ma principalmente di coloro i quali possono diventare lettori del tuo libro. Infatti io mi auguro che questa sorta di autobiografia, come l'hai definita tu, potrebbe essere considerata un vero e proprio inizio e una nuova possibilità per tutti. Perfetto. Una domanda adesso di tipo tecnico, promozionale. Dove lo possiamo trovare il libro? Allora, il libro è in vendita su tutte le Feltrinelli. Sono contenta che da circa 2 settimane la Feltrinelli è aperta anche a Cosenza. E lo potete trovare online su Amazon, emilibro.it, nella maggior parte delle librerie online, e quindi c'è anche la versione ebook. Sono abbastanza contenta che l'ebook è andato negli ultimi 2 mesi, tra aprile e maggio, tra i top 10 più venduti. Bene, bene, quindi ti facciamo i complimenti e aggiungiamo anche che l'editore è l'Espresso, quindi tutto il gruppo editoriale importante a livello nazionale e anche internazionale. Avere una conterranea, una compaesana così brillante con questo tipo di sguardo non può fare altro che incentivarmi un'altra domanda. A quando il secondo? Il secondo è già uscito 10 giorni fa, però lo sanno in pochi, ed è una continuazione. Lascio ancora il filo di suspense perché è un one way, visto che è uscito da poco non ho fatto quella giusta pubblicità, però per chi vuole scoprirlo è online anche lui. Perfetto.